Amici tarantini e non solo tarantini, Babbo Natale arriva il 20, anzi è arrivato il 25 dicembre, ma l'amministrazione comunale di Taranto, Babbo Natale Melucci, già ha indossato il buon Melucci, il cappello di Babbo Natale, già ai primi di novembre, con la determinazione firmata dalla dottoressa De Florio riguardante la concessione di contributi per attività socioculturali per l'anno 2022 fino al 6 gennaio 2023, contributi per riguarda appunto la determinazione, l'erogazione di contributi, partecipazione e patrocini ad attività, eventi e iniziative di soggetti operanti sul territorio, e quindi una elargizione enorme di soldi. 160-190 mila euro che vengono distribuite tra le varie associazioni, enti e roba varia. Una pioggia, una valanga di soldi. Contributi a pioggia che invece si potevano dare alle famiglie bisognose. Questi, la maggior parte di questi fondi sono quelli provenienti dall'ex Silva, di cui fondi dei quali ovviamente era destinatario il comune di Taranto, i famosi fondi sequestrati ai Riva. Bene, tutti questi soldi, questi benedetti soldi, non potevano essere dati alle famiglie che puzzano di fame? Non si poteva dare un Natale, rendere il Natale migliore a coloro i quali poveretti stanno dinanzi all'assessorato ai servizi sociali a chiedere un contributo, quasi ad elemosinare un contributo? Invece no, invece si elargiscono fondi a pioggia, un casino di fondi destinati a varie realtà e varie associazioni. Ve le leggo alcune perché dovrei stare da oggi fino a domani mattina. Allora, vediamo un po'. Mi sono munito di campanaccio, questo è il campanaccio che si metteva alle mucche, io sono un collezionista di reperti storici. Associazione Artistico Musicale Culturale Guitar Artium percepisce 6.395,22 euro. Orchestra della Magna Grecia 6.283 euro. Francesco Tarrega Music Academy 6.282. Associazione Musicale Domenico Savino 6.002. Cooperativa Sociale 6.215. Isola Cooperativa Sociale. Taranto Jazz Festival 6.100. Biswing 6.100, Associazione Culturale Due Mari Wine Fest 6.100, Aps Enogastr Hub 6.050, Etra Beni Culturali 6.031 e ancora Contaminazioni 6.000, Associazione Culturale Taco 5.975, CSV 5.883, Associazione Culturale Levante International Film Festival 5.774, Compagnia Teatrale Lino Conte 5.862 e ancora i Cavalieri delle Terre Tarantine 5.7, ISAMG 5.006, MA Eventi 5.006, Agrimercato di Taranto 5.491, Tondo APS 5.150, Fondazione Rocco Spani 5.000, Fondazione Rosei 4.8, Movimento Cristiani Lavoratori 4.759, CGS Taras 4.006, Taranto Danza ASDAC 4.005, Associazione Armonie 3.007, Amici dei Musei 3.005, Circolo Fotografico Il Castello 3.003, Arci Futura 3.002, Nobilissima Taranto 3.100, Orizzonte Cultura 1.007, Creativamente Scientifico Culturale Terapi penso 1.457 e ancora, finiamo domani mattina, Associazione Artistico Musicale Li ho letti, andiamo avanti, ce ne sono altri, se no qui davvero rischiamo di non finire più.
Mi fermo qui perché davvero la serie sembra infinita. In ogni caso, ne avrò saltati alcuni, ma comprendete che questo gran casino di cifre, di somme, di soggetti destinatari confonde. Ecco, avevo dimenticato. No, le ho lette quasi tutte. Comunque, in ogni caso, stiamo parlando di cifre esorbitanti, non il singolo contributo all'associazione, ma nel complesso, noi andiamo a dare soldi, contributi a pioggia. Poi capita anche, è tutto lecito, che alcuni rappresentanti di queste associazioni si candidino, come è capitato anche nelle liste di Melucci, per carità, non sto alludendo a nessuno scambio, lungi da me, per l'amor del cielo, nessuno scambio, tutto lecito, tutto pulito, tutto in regola, però esiste l'opportunità, caro Melucci, di gente che puzza di fame. Un Natale di merda è stato per molti cittadini di Taranto, un Capodanno di merda, perché quando ti trovi il cassintegrato, quando ti trovi il disoccupato, che ha moglie e figli, e questo non è demagogia, questo non è populismo, questo non è gridare alla pancia delle persone, ma significa voler dare voce, voler dare aiuto a chi ha bisogno, e invece si vanno a dare così. Soldi a pioggia, contributi a pioggia, e ora basta, ne abbiamo le palle piene di questi contributi a pioggia, le palle piene, l'ho sempre detto, lo dicevo all'epoca della Di Bello, del centrodestra, lo dico oggi all'epoca di Melucci, del centrosinistra. Basta con questi contributi a pioggia, questi, lo ripeto, sono soldi nostri, e se dobbiamo dare dei contributi, diamoli a chi ha bisogno, ma a chi davvero ha bisogno. Meditate, cittadini, meditate.